In questi tre quarti d'ora che abbiamo, noi vediamo velocemente alcune caratteristiche di ogni singolo episodio per vedere se portiamo a casa, insomma, qualche cosa che ci aiuti a vivere. Nell'episodio della tempesta sedata si potrebbe parlare a lungo, prima per vedere come Luca descriva questo avvenimento e potremmo mettere in parallelo il testo di Luca con la linea 53, cioè il Salmo 107, versetti dal 23 al 32. Probabilmente Luca, per descrivere questo avvenimento della vita di Gesù, si è ispirato a quel modello narrativo presente in questo Salmo. Vorrei farvi notare che in questo episodio Gesù ordina, non prega Dio, non prega suo Padre perché le cose funzionino, ma lui prende in mano la situazione e la sistema immediatamente. Per questo motivo è importante sottolineare questo aspetto, perché mette in evidenza la potestà che questo individuo ha sul cosmo, sulla natura. Quello che a noi però interessa è la domanda micidiale che Gesù pone ai suoi discepoli. Linea 61. Allora disse loro: dov'è la vostra fede? Essi, impauriti, quando c'è di mezzo la pelle c'è niente da fare, possiamo essere eroi finché vogliamo, ma un po' di paura ce l'abbiamo tutti. Essi, impauriti e stupiti, da che cosa stupiti? Da quello che è appena successo. Tempesta, sto qua, sistema tutto, e per di più allunga uno di quei sganassoni che ti restano impressi. Dov'è la vostra fede? Dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui? I discepoli cominciano a chiedersi chi è questo loro maestro. Quindi qui di per sé abbiamo due grandi temi. È il tema di questa mattinata, perché se andate alla linea 4, chi è Gesù? Perché questa domanda se la pongono i discepoli, ma se la pone anche Erode nell'episodio che abbiamo letto. Chi è sto qua? E tutto il brano che abbiamo letto risponde: chi è sto qua? È un uomo? Anche, ma è anche Dio. Questa è un po' la risposta sintetica. Noi ci fermiamo invece su: dov'è la vostra fede? E si impauriti. La domanda di Gesù è un rimprovero? La risposta è sì. È un rimprovero. Perché è un rimprovero? Non perché noi lo deduciamo direttamente da questo testo di Luca, ma lo deduciamo dai testi paralleli di Matteo e di Marco quando narrano lo stesso episodio. Perché Gesù li rimprovera? Non è lecito aver paura? Sotto il profilo antropologico la paura è una difesa. Guai se noi non avessimo paura. Ci metteremo in pericoli che possono benissimo intaccare la nostra vita. Se uno non ha paura del vuoto, cammina in margine a un abisso e potrebbe anche cadere, e se non ha paura rischia di farlo. Noi abbiamo dunque una ambivalenza nel sentimento della paura. Se da una parte la paura è un qualche cosa che difende la nostra vita, ci mette in allarme, ci obbliga ad attivarci per proteggerci, dall'altra però arrischia di essere un qualche cosa che ci blocca,
Io non so se voi mai siete stati in montagna con uno che ha paura. Ci sono certi passaggi in montagna dove il coraggio, se non ce l'hai, te lo devi dare. Ma se uno viene preso dalla paura, blocca tutti quelli che vengono dopo di lui. Ed è un disagio grande, perché tocca aver pazienza fino a quando questo sentimento diventa meno aggressivo e lo si aiuta a procedere. Dunque la paura da una parte è positiva, dall'altra è negativa. L'una e l'altra sono realtà che vanno sempre gestite. Sembra che Gesù dunque rimproveri i discepoli non per la paura in sé, ma perché non hanno saputo gestirla. Gesù è lì presente con loro. Abbi fiducia di questo tizio. Da cui la domanda: dov'è la vostra fede? Nei confronti di chi? Di lui. Proviamo a vedere cosa dice il nostro bel Nuovo Testamento sulla paura. Naturalmente anche qui noi avremmo dovuto fare 8 cicli interi per capire che cos'è la paura. Non so se qualcuno di voi conosce la professoressa Bruna Costa Curta. No. Bruna. Mai sentito nominare. In mezzo alle suore è conosciutissima, perché è il mio esatto corrispondente femminile. Lei insegna in un'università, io insegno in un'altra, siamo compagni di scuola. E la sua tesi di dottorato al biblico è sulla paura, cioè la paura nel mondo biblico veterotestamentario. E quindi capite che se uno fa una tesi enorme su questo tema, noi la sbrighiamo invece in una decina di righe. Mi interessa farvi capire la sproporzione. Certamente Gesù conosce questo sentimento, sia individuale sia collettivo. E allora, rivolgendosi a questo piccolo gruppo di persone che erano i suoi discepoli, dice: non temere, capitolo 12, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di dare a voi il regno, cioè di darvi quel mondo parallelo. Quel mondo esiste, quel mondo è vostro. A che cosa mira questo non temere? Se questa si chiama, se questa stanza si chiama la mia storia umana, nascita, morte, e di là c'è un'altra stanza e dice: guarda che quella stanza è la tua, non è questa la tua, tu qui ci sei, ma la tua stanza è quella lì, e ti dimostro che esiste, perché qui ti do i segni in modo che tu ti renda conto che c'è, e quella stanza sappi che è la tua casa. Questo non temere è diretto a quale aspetto della persona dei discepoli? Non aver paura di morire. Perché alla fin fine la radice di ogni nostra paura è la morte. La morte che si manifesta poi nell'esistenza attraverso determinati momenti. Una sconfitta sociale è un po' di morte. Il rifiuto che una persona ha di noi è un po' di morte. La solitudine è un po' di morte, la malattia è un po' di morte. Tutto ciò che è manifestazione della morte e la morte stessa ci fa paura. E se voi notate, Gesù va alla radice e dice: non temere. Quella è la casa tua. E quindi la morte è quella porta lì. Tu passi da una stanza all'altra, la morte è solo una porta, non è uno stato permanente.
Nella lettera ai Romani, Paolo riprende questo testo e dice, siamo alla linea 68, voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura. Cioè, quando eravate pagani, voi pensavate all'oltretomba come una situazione umbratile, si vive come ombre, e nel massimo del bene si vive come ombre pacifiche, i campi elisi. Ma è un'esistenza senza spina dorsale. E quindi, giustamente, nel mondo antico, sia nel mondo pagano, sia nel mondo ebraico, si aveva paura di morire. Non solo come paura insita nella persona, ma come prospettiva dottrinale. Cosa mi aspetterà? Mi aspetterà una vita da schifo. E quindi, meglio che stia di qua, perché per quanto schifo sia la vita di qua, qualche gioia me la posso prendere, di là non ce n'è. E quindi ho paura di morire. E Paolo dice, non tornate a pensare come prima. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Quale sarà il rapporto che noi avremo con Dio di là? Non quello che abbiamo di qua. Quando eravamo bambini non avevamo il pensiero che a fine mese dovevano entrare i soldi se no il mese successivo non si mangiava. Non avevamo questo pensiero. E la scadenza delle bollette del telefono per i bambini non esiste? Chiaro? Per il bambino non si sa neanche chi sia l'avvocato. Tribunale, che roba è per il bambino? Il bambino vive una vita serena, profondamente serena, perché c'è il papà che provvede. Capite la logica? Non mistifichiamo il cristianesimo. Certamente sotto il profilo della teologia spirituale qui c'è molto di più di quello che vi sto dicendo, ma partiamo dal grado zero del concetto, cioè partiamo dall'elemento fondamentale, poi si può costruire molto di più, ma per il momento questa è l'idea di fondo che Paolo dice. Quel regno, quella stanza, quello che ci aspetta è una realtà così assolutamente idonea a noi, che per avere un'immagine di questa realtà idonea a noi, voi dovete tornare col pensiero a quando eravate bambini e c'era il papà che provvedeva tutto. L'adulto che sente questo, sente come sgravarsi un peso d'addosso. E Paolo dice, bene, questo è l'inizio per intuire e capire che cos'è l'aldilà. Giovanni dice, nell'amore non c'è timore. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Si parla sempre nei confronti di Dio, eh? Prima domanda. Abbiamo un po' di fifa nel morire, sì, ma ne abbiamo molto di più nel tirare i conti con il boss. Vero? Perché tutti quanti abbiamo un po' di ragnatele. Non troppe, ma un po' di ragnatele le abbiamo. Sì? Qualcuno ha anche qualcosa di più di una di ragnatele, qualcuno avrà anche uno scheletrino dentro, che ne so. E questo
Scrittore sacro dice: nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Vogliamo tradurre? Noi non abbiamo solo paura di Dio, abbiamo anche paura dei suoi castighi. Perché peccando è una dicitura un pochettino equivoca. Perché se noi dovessimo prendere in mano Geremia che parla della nuova alleanza e noi siamo dentro la nuova alleanza, Geremia dice: c'è il peccato, c'è il perdono, castigo non c'è. Castigo fa parte dell'antica alleanza, dove c'era peccato, castigo, perdono. Nella nuova alleanza c'è solo peccato, perdono, perché il castigo se l'ha assunto il servo di Yahweh. Sì? È la figura profetica annunciata dal Deutero Isaia. I canti del servo di Yahweh li trovate fra il capitolo 40 e il capitolo 55 di Isaia. Lì ci sono i quattro carni del servo. E quindi nel Nuovo Testamento non c'è castigo. Il Signore mi ha fatto vivere questo come castigo per i miei peccati. Scordatelo. Stai ragionando da pagano o da ebreo, non da cristiano. Perché Dio non castiga. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Chiaro? E c'è il verbo pulomai, non il verbo zelo. Ricordatevelo. E ricordatevi anche che nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 15, quando Paolo descrive la fine della storia, dice che il Cristo consegnerà il regno al Padre e Dio sarà. Non dimenticatelo mai. E quindi è compito di Dio fare in modo che noi, a conclusione della nostra avventura storica, siamo in dialogo sereno e pacifico con Lui. Non dipende solo da noi. Perché sua è la volontà che noi siamo salvati. Vi è chiaro? C'è qualcuno di voi che può aver letto il Vangelo di Giovanni? Posso capire che il libro del Levitico no, ma il Vangelo di Giovanni qualcuno può averlo anche letto. Nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni c'è una dicitura che fa impressione. Gesù dice, dopo il miracolo dei pani e dei pesci, raccogliete tutto perché niente vada perduto. Poi proseguite la lettura e subito dopo Gesù, nel pomeriggio, entra in discussione con gli uomini presenti nella sinagoga di Cafarnao. E lì dice la stessa frase, ma non più nel rapporto a ciò che ha avanzato di questo segno anticipatore dell'Eucaristia. Ma lo dice rispetto agli uomini. Dice, Dio mi ha dato gli uomini e io devo fare in modo che niente vada perduto, stessa frase, di ciò che il Padre mi ha dato. Capite? E quindi la salvezza non è solo un'opera, un impegno mio. Io ci metto quello che posso. Ma il resto lo deve mettere Lui, perché Lui che si è impegnato. È Lui che ha stabilito le regole del gioco, non noi. E Lui ha stabilito che noi diamo quello che possiamo e il resto lo mette Lui. Yes? Capite in quale logica la prima lettera di Giovanni ci chiama a riflettere. Prima abbiamo visto la paura della morte e qui abbiamo la neutralizzazione della paura del giudizio. A
Apocalisse, capitolo 21, versetto 8. Chi, nonostante questa terapia, persiste volontariamente a rimanere pauroso, sentite cosa dice, ma per i paurosi, hanno tradotto vili, ma per i paurosi, sempre in ambito di fede, non stiamo parlando della paura antropologica che è preservazione, ma per i paurosi e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri, per tutti i mentitori, è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte. La seconda morte è quella per sempre. Vi è chiaro? E quindi, per quella stanza di là, non c'è posto per chi ha paura, a livello di fede.